Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo a parlare di un marchio che chi mi segue sa benissimo che io adoro in maniera esagerata. E il marchio di cui vi sto parlando è questo, è ZViz. Questa azienda che produce prodotti per la sicurezza domestica, quindi per la maggior parte videosorveglianza o sensori di movimento, comunque tutto quello che riguarda la nostra sicurezza domestica. E appunto chi mi segue sa quante telecamere di videosorveglianza di questo marchio ho già portato sul canale. E tanti di voi le hanno acquistate e mi hanno commentato di essere stati contentissimi dell'acquisto, sì, perché loro producono secondo me i migliori prodotti per rapporto qualità prezzo, sono veramente fantastici, con caratteristiche veramente veramente top, senza avere prezzi allucinanti. Il prodotto che vi porto oggi sul canale mi ha fatto impazzire anche lui, è un video citofono smart. Cosa vuol dire? Un video citofono che ci permette di interagire all'interno di tutto l'ecosistema ZViz, quindi con un'applicazione facciamo funzionare praticamente tutto i prodotti ZViz, che si integra perfettamente con Alexa, in questo caso un Echo Show 8, si integra ovviamente col nostro smartphone, e adesso andremo a vedere perché è davvero così fantastico questo video citofono smart. Questa è la versione che va alimentata, quindi non funziona a batterie, poi c'è anche la versione a batterie ricaricabile, vi lascio il link di entrambi i prodotti in descrizione. I prodotti sono molto molto simili, a parte appunto il fatto che uno ha una batteria interna che ogni tot tempo va ricaricata, mentre questo va alimentato con una corrente continua. Ovviamente qua abbiamo il tutto per rendere possibile l'installazione con la corrente che abbiamo noi a casa, però ovviamente poi uno decide in base alla situazione, in base a dove lo deve mettere, se può alimentarlo con la corrente o se invece ha bisogno di un prodotto che sia wireless, quindi senza alimentazione, senza fili, senza niente. Quindi all'interno di questa scatola troveremo questo tre prodotti: il video citofono con una videocamera, ragazzi, che è pazzesca, una qualità incredibile in full HD con codec H265, quindi l'ultima versione del sistema di compressione che abbiamo attualmente disponibile, ha uno slot per la micro SD, ragazzi, è pazzesca. Poi abbiamo questa scatola che è per l'alimentatore, che poi è questo. Ovviamente io ce l'ho già fuori dalla confezione perché ho già fatto l'installazione per farvi vedere il funzionamento, altrimenti sarebbe diventato tutto troppo complicato. Quindi questa scatoletta è per l'alimentatore e poi abbiamo lui, il campanello, che poi è anche quello che ci permette di avere un range maggiore nella connessione al nostro router del nostro video citofono. Quindi adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è all'interno delle confezioni. Allora, ovviamente l'alimentatore l'avete già visto, perché quell'alimentatore vi permetterà di avere la corrente a 12-24 volte, perché è questa la corrente di cui ha bisogno questo video citofono. Nel caso abbiate già un posto in cui lo dovete mettere, in cui avete già la corrente a 12-24 volte, ovviamente quello non vi servirà, perché se voi dovete sostituire già un video citofono che avete, molto probabilmente in quella posizione avete già 12 o 24 volte, quindi quello non vi servirà. Nel caso invece vogliate alimentare una nuova zona per lui, allora dovrete usare un alimentatore come quello, che appunto porta la corrente da 220 a 12-24 volt, quello che è necessario per far funzionare lui. Quindi all'interno di questa confezione troviamo lui, che adesso ho posizionato qua in maniera molto provvisoria giusto per fare il video. Poi troviamo quello che serve per andare ad installare lui, sia sulla superficie in cui lo vogliamo mettere, quindi che sia una porta, una parete, qualsiasi diciamo situazione noi vogliamo andare a mettere il video citofono. Abbiamo il manuale di istruzioni in tutte le lingue possibili e immaginabili, e abbiamo queste staffe che vanno fissate in base alla situazione alla parete. Abbiamo questa con un'angolazione, quindi lei avrà un angolo per cui il citofono rimarrà leggermente inclinato, o questa che è piatta, quindi fissando questa rimarrà sempre attaccata alla superficie che vogliamo sia il nostro punto d'appoggio, mentre lui andrà ad agganciarsi all'interno qua, e qua sopra andremo a fissarlo con le viti che già abbiamo in dotazione. Poi abbiamo questa spugnetta per far aderire bene alla superficie l'aggancio, e poi abbiamo questo piccolo campanello. Perché abbiamo questo piccolo campanello? Perché non siamo obbligati ad usare per forza lui, che poi vedremo tra poco.
perché potremmo usare direttamente il video citofono collegato al nostro router e poi collegando lui a questo campanellino, quindi il campanellino ci farà una sorta di cicalino quando andranno a premere il pulsante di suoneria del video citofono, oltre ovviamente a tutte le notifiche che poi andremo a vedere tra poco. Quindi abbiamo anche questa possibilità, e quello che abbiamo all'interno qua è anche tutto questo, il kit che ci permette ovviamente di fissare ed agganciare il nostro video citofono. Quindi abbiamo anche la punta del trapano, abbiamo il cacciavite, i fisher, abbiamo il sacchettino con le viti per fissare il video citofono, e poi qua abbiamo i fili già spelati per poter collegare il cicalino, e abbiamo questi morsetti per collegare i fili e fare le giunte dei fili. Quindi abbiamo veramente tutto all'interno della confezione. E poi abbiamo lui, dove all'interno troviamo anche, sempre di quella confezione, anche un fusibile, che ovviamente io qua adesso ce l'ho già installato, ma è sempre all'interno della confezione che vi ho fatto vedere adesso, e questo è quello che troviamo all'interno del video citofono. Poi abbiamo lui, che è il nostro campanello. Cosa vuol dire? Che lui, andandolo ad alimentare, cioè andandolo a collegare a una presa di corrente 220 in casa, perché comunque si collega direttamente a una presa di corrente, però lui deve essere molto vicino al router, nel senso che più lui è vicino al router, più tutto funzionerà bene e in maniera veloce, senza ritardi. Perché? Perché lui, se ha circa 2-3 metri dal router, funziona tutto benissimo, altrimenti man mano che ci allontaniamo il segnale diventerà debole. Praticamente la possibilità di avere questo campanello che fa da extender, chiamiamolo così, praticamente lui si connetterà al router e lui, il video citofono, si connetterà al campanello, quindi avremo un range maggiore tra lui e lui. Però questo campanello, come ho detto, non deve essere molto lontano dal router, più vicino è al router meglio è. Mentre se usiamo il cicalino, quindi non vogliamo utilizzare questo perché ci basta il cicalino della porta, perché lo dobbiamo mettere sulla porta, quindi non ha un cancelletto, quindi una situazione un po' più lontana dal nostro diretto ingresso, allora useremo questo, che farà da extender verso di lui, e allora la portata arriva anche, secondo me, intorno ai 15-20 metri tranquilli. Poi ovviamente dipende da quanti muri deve passare, come sapete il wifi è abbastanza critico in tutte le situazioni. Supporta sia il wifi a 2,4 GHz che il wifi a 5,8 GHz, e come ho detto tutto si integra in maniera facilissima. Per far funzionare il tutto, ragazzi, come al solito basta andare a installare l'applicazione EZViz, disponibile sia per iOS che per Android, funziona anche col Face ID, quindi in totale sicurezza abbiamo accesso solo noi alle nostre videocamere. E vedete che in questa schermata si vedono tutte le videocamere EZViz che ho installato a casa mia. Quindi lui si integra, come vedete, citofono all'interno di tutta la schermata delle videocamere, e abbiamo campanello. Campanello sarebbe lui, citofono ovviamente lui, e vedete che campanello ha la tacchettina del wifi. Vedete che adesso la mia tacchetta è pochissima perché io il router ce l'ho in sala, quindi avendo il router in sala c'è un più che 2-3 metri di distanza, poi c'è anche la porta chiusa adesso, quindi vedete che ho pochissima tacchetta. Ovviamente quando lo andrò ad installare qua a casa mia non sarà in questa posizione, ma sarà vicino al router, mentre citofono è lui. E impressionante, ragazzi, adesso vi faccio vedere, guardate, giro il citofono verso di voi, quindi la telecamera guarda perfettamente quella che state vedendo voi. Questa telecamera ha un angolo di visuale di 170 gradi, è impressionante. Io praticamente sono quasi da parte alla videocamera, guardate, se vado ad aprirla, guardate, riesce a prendermi praticamente, io sono praticamente allineato sul fianco della videocamera, è fantastico. Guardate se adesso la giro, ovviamente è tutto in ritardo perché come vi ho detto lui è troppo lontano dal router, quindi prende pochissimo wifi e il segnale arriva molto dopo. Per installare questi dispositivi, come tutti i prodotti EZViz, è facilissimo. Voi, una volta installata l'applicazione, se già non l'avete per qualche altro dispositivo, cliccate sul più, selezionate che prodotto, o meglio che tipologia di prodotti dovete andare ad installare. In questo caso andremo ad installare video citofoni.
Quindi andremo a scannerizzare il QR code che abbiamo dietro, ovviamente adesso non si vede perché è coperto da tutto l'accrocchio che ho dovuto fare per far star su il video citofono, che ovviamente non andrebbe fissato così. Scannerizziamo, lo rileva, facciamo avanti, lo colleghiamo alla nostra rete wifi, mettiamo la password della nostra rete wifi e il prodotto è installato e configurato. Stessa cosa, una volta che abbiamo installato il video citofono andremo ad installare lui il campanello, quindi stessa procedura, andremo a fare il più e poi a scannerizzare il QR code che abbiamo qua sopra e via. In un attimo abbiamo creato l'ecosistema e in un attimo abbiamo creato il nostro video citofono wifi domestico. Quindi ragazzi, come avete visto è tutto semplicissimo come al solito per quanto riguarda l'installazione di un prodotto EZBits. Adesso vi faccio vedere tutto quello che possiamo fare con lui. Allora, come tutti i prodotti abbiamo un sacco di opzioni e configurazioni disponibili. Adesso vado a disattivare l'audio perché vedete che qua c'è il simbolino dell'audio che disattivo, altrimenti si sente la mia voce che esce dal video citofono, perché essendo un video citofono abbiamo una comunicazione bidirezionale. Allora, se io vado a cliccare qua in alto a destra, entro nelle impostazioni e ragazzi abbiamo veramente un sacco di impostazioni disponibili. Vedete, risponde alla chiamata alla porta, audio, LED di stato, luce IR, perché ovviamente questo video citofono funziona benissimo anche al buio, quindi la luce IR ci permette di avere una qualità elevata perché è una luce a infrarossi anche al buio. Notifica allarme, cosa vuol dire? Io in questo caso ce l'ho spento, ma se lo vado ad attivare vuol dire che lui si rileva un movimento, quindi indipendentemente che qualcuno schiacci il campanello, quindi schiacci il pulsante qua che vedremo tra poco, questo video citofono rileva il movimento, quindi se qualcuno passa davanti alla videocamera di sorveglianza la notifica ci arriverà comunque nello smartphone, una notifica di rilevamento figura umana rilevata, perché comunque è configurabile appunto per rilevare solo figure umane, quindi un animale non lo rileverà, come tutte le videocamere ZVX ha questa possibilità di configurazione. Poi ovviamente data, ora, configura campanello ovviamente per cambiare la connessione, la rete del campanello, in questo caso non mi interessa. Abbiamo anche un aggiornamento da fare del firmware, perché loro comunque aggiornano tantissimo i firmware dei loro dispositivi per migliorarli, per ottimizzarli, per renderli sempre più stabili. In questo caso ci sarebbe la possibilità di farne uno. Foto criptata, cosa vuol dire? Che quando un soggetto viene fotografato perché è rilevato un movimento, la foto sarà criptata e la potremo vedere solo noi tramite una password. Ovviamente questo per la privacy, però io tipo non lo attivo mai perché tanto lo guardo sempre solo io il telefono. E poi il manuale utente, notifiche non in linea e via dicendo. Poi qua sotto abbiamo tutte le possibilità, come tutte le videocamere di sorveglianza, di registrare direttamente nello smartphone se vogliamo, perché sennò lei comunque quando rileva un movimento registra anche sulla micro SD, perché abbiamo lo slot per la micro SD. E poi abbiamo per scattare una foto istantanea, registro delle chiamate, il microfono, nel senso che se io attivo il microfono posso parlare da qua, esce la mia voce, via dicendo. Come una videocamera di sorveglianza di cui siamo abituati a vedere qua sul canale di questo marchio. Qua possiamo andare a selezionare anche la definizione, vedete, standard, full HD o A definition, e anche questo ovviamente va a migliorare quello che è la latenza di quello che vediamo nello smartphone, perché adesso io ce l'ho in full HD, quindi la massima risoluzione, e ovviamente se la nostra rete come in questo caso non è in condizioni ottimali, perché comunque c'è qualcosa che non rende al massimo, in full HD farà molta fatica a portare i dati e rendere, diciamo, la fluidità di quello che vediamo nello smartphone in maniera ottimale. Andando a scendere di definizione, quindi mettendo una definizione via di mezzo, avremo più fluidità. Vedete che adesso c'è meno ritardo, funziona tutto meglio, perché comunque, come vi ho detto, con dei limiti in mezzo alla connessione si ha sicuramente un risultato migliore abbassando la risoluzione video, che comunque rimane spettacolare, perché guardate che qualità che abbiamo a livello proprio di qualità. Se pensiamo a pochi anni fa, le videocamere di sorveglianza, soprattutto economiche, che qualità scarsissima che avevano dal punto di vista della definizione, adesso sono pazzesche. Però adesso è arrivato il momento di vederlo in azione per
per quanto riguarda appunto la sua funzione principale, quello di essere un videocitofono, perché adesso l'abbiamo quasi vista solo come videocamera di sorveglianza, perché in realtà è anche quello. Però il motivo per cui uno acquista questo prodotto e non la videocamera di sorveglianza è perché è un videocitofono. Allora, però, per far rendere al massimo questo videocitofono di sorveglianza, sicuramente l'ideale è da avere una versione di Echo Show di Alexa, quindi una versione con il monitor e ovviamente uno smartphone, che però quello ormai l'abbiamo tutti. Quindi supponiamo che uno arrivi a casa mia in questo momento e vada a cliccare il campanello. Ok, questo è il suono. Ho rilevato un visitatore. Ok, vedete che il campanello ha suonato, Alexa ha rilevato un visitatore e vedete che è una sorta di chiamata nel telefono. Quindi io posso andare a dire: Alexa, mostra citofono. Ok. Quindi lei adesso si collegherà all'applicazione EZViz, che è installata in Alexa. Sentirete un sacco di rumore, perché? Perché ovviamente questo non dovrebbe essere qua, dovrebbe essere fuori. Quindi la mia voce adesso esce anche dal videocitofono, perché sarebbe io che parlo ad Alexa e Alexa fa uscire l'audio dal videocitofono. Ovviamente essendo tutto nello stesso ambiente si crea un casino. Ho tolto l'audio ad Alexa, perché sennò altrimenti era ancora peggio, perché la mia voce di cui sentite adesso entrerebbe dentro nel videocitofono, uscirebbe da Alexa, quindi diventerebbe un casino allucinante. Già così non è il massimo. Questo ovviamente è tutto per creare la prova, per farvi vedere come funziona il tutto. Comunque in Alexa la qualità è incredibile e non so se dalla videocamera si vede, ma è fantastico. Adesso vado ad interrompere. Alexa, interrompi. Adesso vado ad interrompere. Alexa. Perfetto, sono andato adesso a interrompere quello che era la mia videochiamata con il videocitofono rispondendo con Alexa. Ma supponiamo di rispondere dallo smartphone, quindi rifacciamo la stessa prova, non risponderemo con Alexa, ma risponderemo con lo smartphone. Questo per avere una comodità incredibile quando sia siamo a casa, ovviamente che magari siamo comunque sul divano o siamo in camera o siamo in giardino, cioè ovunque noi siamo sentiremo suonare il telefono, perché comunque il telefono ce l'abbiamo sempre su di noi in qualche maniera, o anche se siamo fuori casa. Perché supponiamo che arrivi un corriere, suona, non c'è nessuno, potremmo rispondere dallo smartphone e dirgli: ah sì, buongiorno, ok, sono il corriere, ho un pacco per Andrea Montanari. Io gli dico: ok, me lo può lanciare dentro dal cancelletto? Lui, ovviamente avendo la mia autorizzazione, perché pensa che sono lì in casa, me lo lancia dentro dal cancelletto, quindi non se lo porta via. O anche se arriva qualcun altro a suonare, noi potremmo rispondere, quindi sembra sempre che ci sia un qualcuno in casa, anche se realmente magari non lo siamo. Quindi facciamo questa prova, vado a suonare il campanello, vedete che risuona anche lui e vedete che abbiamo qua l'avviso che ci dice citofono ha rilevato un visitatore, ma se noi non gli diciamo niente lui sta lì in fermo così, ok, fino a quando non gli diciamo la funzione da fare. Se io invece vado a rispondere nello smartphone, ok, vedete che io adesso posso o rifiutare o accettare la chiamata. Quindi se io clicco qua posso parlare, parlando nel telefono, la mia voce esce dal videocitofono. Ovviamente adesso è tutto un casino perché è tutto qua, quindi questa voce entra da qua, esce da qua, diventa un casino esagerato, perché ovviamente la situazione non dovrebbe essere questa. Quindi vado ad interrompere prima di creare veramente un fastidio allucinante a voi che state guardando il video. Allora ragazzi, avete visto che figata pazzesca, perché oltre ad essere un videocitofono che funziona benissimo è anche una videocamera di sorveglianza, perché comunque se vogliamo attivare la funzione di rilevamento dei movimenti, una cosa che io in questo momento non ho attivato, perché altrimenti qua davanti sarebbe continuato ad arrivare notifiche su notifiche di avviso di movimento, ma in realtà lui sarebbe in grado di farlo. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato e di avervi trasmesso che prodotto incredibile che è questo videocitofono della EZViz. Come vi ho detto, vi lascio il link in descrizione sia di questa versione alimentata a corrente sia di una versione che è a batteria, quindi non ha bisogno di nessun cavo, di niente per essere alimentato. Se il video ragazzi vi è piaciuto e vi è stato utile, mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, stampe 3D, anche spoiler di lui erano arrivati un po' di tempo fa quando mi era arrivato il prodotto. Sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Tecno Offerte per sostenere questo canale, dove posterò sicuramente gli sconti anche di lui o dei prodotti EZViz. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao.